facendo proprio adesso l'ingresso in campo, le due compagini. E allora diamo lettura delle formazioni, partendo dalla Cavese: Bisogno, Castaldi, Tanagro, Imperato, l'ex Alfonso Imperato, Bravaccini, Fortunato, Didado, Landri, Guida, Tuccio e Gigandino. A disposizione di mister Sandro: Trapani, Cinquegrana, Pisacane, Arcella, Mari, Visconti, Di Meo, Ferrara, Nicodemo, Ferro, Scherillo e Coglianese. Juve Stabia in campo con Todisco, Antonio Todisco, Cesarano, Todisco, Gianmarco, Stallone, Campanile, Daniele, De Cicco, Massaro, La Monica, Fontanella e Calise. A disposizione di mister Alfonso Belmonte ci sono Omobono, Provisiero, Miccio, Cautero, Tartaglione, Grimaldi, Mauro, Scalera, Frasca, Solimeno, Pistola e Guastella. Arbitro del match il signor Fabrizio Massaro di Torre del Greco, assistenti Pasquale Fusco di Fratta Maggiore e Marcello Imperatore di Ercolano. Fischia l'arbitro, dai ragazzi, andiamo a vincere! Lato destro dell'attacco, siamo alla sinistra della nostra postazione, in tribuna ovviamente stampa, tribuna Roberto Fiore, palla al centro, prova a girare, resta lì, Massaro! Palla che termina di poco alta, ancora Gigantino. Va a cercare sul secondo palo un compagno, troppo profondo per Tuccio, che la tiene però in campo, cambia ancora al centro il pallone, il colpo di testa e il gol di Guida, ma errore di posizionamento. Gianmarco Todisco aggancia questo pallone, poi cerca dentro la Monica, il tocco per Fontanella, il miracolo di Bisogno, Imperato. La Monica riconquista il pallone, Peppa La Monica, per Fontanella, 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 lo mette dentro, c'è il pronto, 1-1, Vincenzo Fontanella ha approfittato dell'indecisione Peppa La Monica, il pallone per James Blond, arriva il pari, lo mette dentro, lui, Vincenzo Fontanella, James Blond non perdona. La Monica che lotta e lo buita della riconquista, la tiene lui, prova a saltare, salta l'avversario, la Monica in aria, la Monica, la palla esce, non di molto, occasionissima Juve Stabia, è il buitre, Peppe la Monica. Errore, attenzione qui su Daniele, attenzione di Dato, fermato in aria di Dato, però riconquista palla ancora Guida, il tiro è stato salvato, calcio d'angolo, battuto a rientrare di testa Guida, la palla lì, Todisco, si salva, occasionissima, termine del match, poi alle 14.30, vi ricordo il match, intanto la Monica, la Monica, la Monica, attenzione, in area di rigore, non è riuscito a calciare subito, Peppe cerca sul secondo palo, Frasca, ancora Leroy, incredibile azione da gol, incredibile azione da gol. Pallone intanto per Didato che se ne va, Didato, in area di rigore, Didato, fino in fondo, Didato, scivola, viene fischiato di gol. Fischia l'arbitro, parte Didato e arriva il gol. 2-1. Onestamente è molto dubbio questo calcio di rigore. Tanto la Monica, il buitre, prova ad andare lui da solo contro tutti, il pallone arriva a Frasca, Frasca, c'è la Monica solo, Frasca va da solo, ancora Frasca in aria e calcio di rigore. Fischia l'arbitro, parte la Monica, Ede lo mette dentro il buitre, 2-2, Peppe la Monica non perdona, la mette dentro il buitre, l'avevamo chiesto, l'ha trovato, è il buitre, 2-2. In un mondo dove i profumi di lusso sono prodotti di massa, venduti in luoghi dove le campagne pubblicitarie cercano di convincere i consumatori di essere unici, anche quando la loro fragranza è indossata da milioni di persone sul pianeta, Mind Parfum Lab crede sia possibile anche un'altra strada. Abbiamo creato un marchio che rifiuta di rifornire negozi di profumi con prodotti fabbricati in serie. La nostra è una collezione di fragranze artigianali fatte a mano. Il profumo emozione, prima allo stato liquido, poi gassoso. Il profumo è ricordo, è il frutto dell'esperienza di chi lo crea. Il profumo è arte. Vieni a trovarci in via Leonardo Murialdo 27 e via 20 settembre 22 a San Giuseppe Vesuviano, Napoli. Flying Line Sport veste lo sport e il tempo libero. Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido, tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri.
Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri. Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene. Vieni a trovarci in Viale Europa, 51G, a Castellammare di Stabia, Napoli. Una pizza deliziosa, l'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia.